Ben ritrovati il nostro appuntamento dedicato ai diritti dei cittadini. Saluto subito l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, Bentrovati, avvocato. bentrovati, Oggi parleremo di un bentrovati. po' di Un bonus. po' di bonus, Abbiamo in sì. sospeso, insomma, anche quei bonus cui avevamo accennato la scorsa settimana per quanto riguarda diabete e tiroide. Ne parleremo tra poco. Intanto saluto anche il dottor Cristian Scalmazzi. Bentornato, dottore Scalmazzi. Buonasera a voi. E saluto la dottoressa Ippolito, Mariella Ippolito, grazie per essere oggi qui con noi, anche a lei e con voi parleremo un po' delle Grazie a voi, buon pomeriggio. buone notizie perché finalmente ci sono dei bandi che aiuteranno i disoccupati che sono magari più avanti con l'età ad inserirsi nel mondo del lavoro, c'è l'ok infatti al bando Attiva Calabria. Però prima di parlare del bando Attiva Calabria andiamo proprio sul bonus che riguarda appunto chi ha patologie come tiroide e diabete. Insomma, c'è la possibilità, no, per queste persone che hanno queste malattie che spesso sono invalidanti di ottenere un bonus. Allora, come bisogna fare? Sì, ne abbiamo parlato la settimana scorsa perché esistono questi bonus, questi incentivi su chi ha questo tipo di patologie, ma non solo queste patologie, tutta una serie di patologie. Abbiamo parlato di tiroide e di diabete la scorsa settimana e abbiamo risposto a qualche telefonata andando a dire che è vero che moltissimi hanno una percentuale di invalidità che darebbe diritto a delle diciamo, prestazioni assistenziali e previdenziali in base, diciamo, alla invalidità, però come ricordavamo e come confermiamo anche oggi, il requisito della malattia specifica deve essere preponderante, perché altrimenti per quella patologia, soltanto per quella patologia, non si ha diritto, nel senso che se chi ha la patologia legata alla malattia cronica, purtroppo per il diabete o la tiroide, comunque la invalidità almeno del 74% deve essere raggiunta solo per quella patologia, perché altrimenti si hanno delle prestazioni previdenziali e assistenziali, previdenziali dopo che si supera l'età anagrafica per andare in pensione, assistenziali naturalmente prima, dai 18 ai 67 per quanto riguarda gli uomini. E quindi diciamo ci sono queste prestazioni per accedere soltanto per la malattia, però bisogna che questa patologia non sia concorrente, ma sia preminente, nel Preminente. senso che se uno solo a causa di quella patologia, ripeto, non c'è solamente chi è malato di diabete o di tiroide, c'è tutta una serie di patologie, e deve essere quella la causa dell'invalidità, causa che dà, diciamo, Diritto al questa riconoscimento. Ok. percentuale invalidante, e quindi bisogna tenere presente questo. Naturalmente, che cosa bisogna fare? Medico di famiglia che accerta la patologia, medico di famiglia che online naturalmente trasmette all'INPS, quindi commissione medica di prima istanza, la richiesta di riconoscimento dell'invalidità. E poi magari lo Le spieghiamo, spieghiamo sì. tra poco perché abbiamo già una telefonata e ci arrivano anche delle richieste sul nostro numero WhatsApp. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? È pronto, vorrei parlare con l'avvocato. Prego, da dove ci chiama? Da Vibo Marina, sono il solito. Benvenuto, Benvenuto, bentornato allora. bentornato. Buongiorno. Prego. Senta, volevo sapere, io ho il 50% di invalidità e ho il diabete da parecchi anni. Io sono pensionato, posso fare questa domanda per quanto riguarda il bonus? Allora, lei è pensionato? Sì. No, assolutamente no. Non potete farlo. Non potete farlo perché la prima
diciamo, forma assistenziale che si ha è con il 66% che comporta di invalidità, che comporta sì. L'esenzione ticket, ma voi per la patologia riconosciuta presso l'azienda sanitaria di competenza avrete sicuramente sul vostro tesserino un codice e con quel sì. Codice voi gratuitamente vi fate gli esami, vi prendete gli ausili, striscette e quant'altro, per cui sì. Già voi dovreste avere tutto gratuito per quanto riguarda la malattia. Gratuito, okay. Però pago tutto il ticket io di medicinali. E allora perché? Allora, non, perché avete, come vi stavo dicendo prima, 66% avete l'esenzione, voi mi pare che avete sì. Il 50%. Però sì. Sul 50% per la patologia voi avete comunque la diagnostica, dovrebbe essere gratis. Anche sui farmaci però quelli generici. Quelli generici, sì, 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 sì. Sì, quelli generici. Quelli generici stiamo parlando. Sì, perché giustamente ecco, chi prende quelli, quelli griffati, griffati, diciamo, pagate. Però l'esenzione per la malattia... Quindi sì. voi l'avete sì. Fatta presso l'azienda sanitaria? Sì, sì, sì. Oh, cioè, e quindi voi le striscette non le pagate? No, non le pago, no. Oh, per cui già ne usufruite. C'è il codice quindi, di esenzione, però sul fatto dei farmaci è così. Il fatto dei farmaci, sempre i generici, che praticamente sono quelli che hanno sì, lo stesso principio attivo qua. Sono gratis. Quelli sì. Sono gratis. Sì. Il rimanente... Però quello originale, io pago il ticket che pago sui 30 euro al mese. Sì, se prende il farmaco originale. Se prendete altro tipo di farmaco. Il farmaco. Sì, perché io sono pure, sono stato operato al cuore pure. Sono, prende una serie di farmaci, hanno, quindi che, prendendo gli originali. Uno stent al cuore. Come, sì, come ho detto prima, voi il requisito, diciamo, di prestazione economica si ha dal 74 al 99% di invalidità. Quindi se... non aspetta niente allora? No, non vi aspetta niente, questo sto dicendo per patologia di malattia. Se invece sì. C'è un cumulo di, diciamo, patologie che vi porta ad avere quello, stiamo parlando di altra cosa, l'invalidità civile... Normale. Sì, sì. Mi sembra che voi comunque siete pensionati. In civile c'ho il 50%. Al 50%. E non avete prestazioni economiche. Mi sembra che siete in pensione. Sì, sì, sì. E quindi anche questa invalidità, no, vi sarebbe, sì. Diciamo per essere più chiari e precisi, l'assegno di invalidità, diciamo, non vi viene corrisposto. Certo, certo. Quindi questo, insomma, c'è il 50% poi, che chiaramente non dà diritto. Sì. Un'altra domanda. Mia moglie ha l'invalidità del 74%, lo può fare questo bonus? Per la patologia diabetica? Per la invalidità? Sì, sì, sì. Ma è diabetica? Sì, 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 è stata ricoverata. Oppure ha raggiunto il 74%? Sì, sì, con sì, altre patologie. Sì, c'è il 75%. Ma con altre patologie? Sì, sì, certo. E no, deve essere, per avere questo di cui stiamo parlando, riguarda solamente la... Se ha un'invalidità minimo del 74% solo per quella patologia, quando c'è un cumulo di patologie, vostra moglie dal 74% in poi ha delle prestazioni economiche che sono perché è invalida civile, punto. Sì, sì. Quindi bisogna andare a vedere anche il reddito, perché se voi avete un reddito superiore a 4.931,36 euro annui. No, il mio reddito si gira sui 12.000 vostra 900 euro. Perfetto, non percepisce nemmeno questa indennità. L'indennità, quella che si dà dal 74 in poi,
subisce anche una influenza dal reddito, per cui le 286 euro, Però 290 euro. è stata riconosciuta dal tribunale. Sì, certo, No, beh, chiaro. no, no, che è stata riconosciuta dal tribunale è perché magari non gli avevano riconosciuto. Vostra moglie quanti anni ha? Un altro anno fa 67 anni. 6-7. 6-7, non ha Dal versato 55. contributi per cui non va nemmeno in No, 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 pensione, no, perché mi pare che no, no. ci vogliono 71 anni e qualche mese, diciamo, per Quindi cui per niente. il momento se fa cumulo di reddito con voi, come farà cumulo di reddito, Sì. non, purtroppo il reddito influenza anche l'indennità che gli danno, l'assegno di invalidità, Quindi purtroppo. questo. Per quanto riguarda il bonus sul diabete, Il bonus sul se diabete, se non è quella patologia che Sì, crea. quella patologia è, quella patologia è. Quindi ha Allora, avuto il 74% per il diabete. 75, Ma solo 75. per il diabete? Sì. Solo diabete. Se è Se solo ha diabete. solo per il diabete ci sono queste prestazioni, però deve essere solo per il diabete. Andate a vedere quello che il medico ha scritto quando ha inviato il certificato È sulla cartella all'INPS. clinica, c'è cioè sulla No, no, cartella non clinica. c'entra la No, cartella clinica. sul riconoscimento di questa invalidità del 75%, quando hanno inviato, no, questa documentazione, bisogna vedere se questo 75% è riconosciuto esclusivamente per il diabete oppure concorrono altre patologie. Se il medico ha messo Sì. ipertensione e tante altre Sì, cose. per precisione diciamo, della cosa, sì, certo. E Della pressione, della perché lì, pressione. perfetto, perché la percentuale invalidante che esce all'esito della visita fatta all'INPS presso la commissione di prima istanza, ogni patologia che viene riscontrata ha una percentuale. Il cumulo di queste percentuali vi dà l'invalidità. Ecco perché ho detto, se vostra moglie è arrivata al 75%, perché era ipertesa, è malata di reni, ha Sì, altro tipo di ho capito. problematica, ha il Ho capito. diabete, allora il cumulo di questi l'ha portata al A 70. 75%. Ok, Quindi non ok. è patologia solo diabete, ecco, questo stiamoci attenti perché È non dobbiamo importante. fare confusione, ecco, perché Va altrimenti si bene. va, diciamo, in assegno di invalidità ordinario per la invalidità dal 74 al 99, poi dal 100 in poi ci sono altri Ci tipi sono di altri tipi. prestazioni che vengono erogate. Va Va bene, bene. la ringrazio, gentilissimo. Ciao. Grazie e un abbraccio. Allora, abbiamo un po' di richieste, avvocato, perché si tratta di somme bloccate su un conto. Allora, un conto corrente bloccato. In seguito ad un debito con il condominio è stato richiesto il pignoramento presso terzi, quindi con il conseguente blocco del conto corrente. Ci dice, dopo aver saldato il mio debito, l'avvocato della controparte ha inviato PEC alla banca per comunicare l'avvenuto pagamento, la mancata iscrizione al ruolo e la conseguente efficacia del pignoramento. La banca ci scrive e si rifiuta di svincolare le somme prima di 30 giorni. Ha anche inviato una PEC di sollecito, ma niente. Perché non gli sbloccano queste somme? Sì, rispondiamo prima alla telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Eccoci, da dove ci chiama? Da Enza. dove chiama? Costenza. Ah, perfetto, non l'avevo sentito. Benvenuto intanto, prego. Allora, sentite, io vi avevo telefonato 2 settimane fa riguardando quello reddito di cittadinanza che mi hanno tolto 400 euro. Sì. Poi l'avvocato ha detto lascia il numero di telefono, ma nessuno mi ha contattato. Allora, ci ricorda un po' la storia, cioè facciamo intervenire anche la dottoressa Ippolito per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Quindi questo mese ha ricevuto 400 euro in meno. Il mese scorso. Sì.
Perfetto, ha ricevuto 400 euro in meno, non abbiamo ricontattato il nostro telespettatore. Non lo so no, se sul numero sono che hanno lasciato, fa. Non so se sul numero che avete lasciato poi avete risposto o meno perché ne arrivano molte. Comunque, la dottoressa Ippolito è qua per sì, voi. Sì, cerchiamo di risolvere questo problema, dottoressa Ippolito. Magari. Ora, il signore era quello che prendeva l'assegno di invalidità, mi pare, eh? Io ho invalidità 100% a compagno, più a compagno. Okay. Allora, c'è praticamente una diatriba in merito a questa cosa, perché non è solo il signore che si è trovato aver ricevuto circa 400 euro in meno nella ricarica di gennaio, ma tutti coloro che sono percettori di assegno di invalidità o di accompagno si sono trovati aver calcolato come una sorta di diciamo conguaglio nella ricarica di gennaio questo importo in meno. Diciamo che ancora c'è una partita aperta, perché stanno, diciamo, in molti si sono lamentati di questa cosa, sono arrivate numerose PEC anche all'INPS, perché giustamente non faceva calcolo, però tutte le persone si sono trovate a avere questi importi molto molto, per cui ancora è tutto da vedere come andrà a finire quello che poi l'INPS deciderà in modo univoco da fare verso tutti coloro che hanno questa stessa situazione. Quindi le dico chiaramente che non è capitato solo a lei. In più invito il signore, se non ha ancora rinnovato il modellino ISE, a sì, sì, l'ho rinnovato. Benissimo, perfetto. E in più di 3.000 euro. A quanto pare non c'è ancora una decisione in merito a questa situazione. Ma scusa, è alto 3.000 euro. Ma non c'entra questo, non c'entra. Sì, effettivamente no, non c'entra nulla, quindi bisogna attendere quello che l'INPS deciderà di fare in merito a questa cosa. Quindi poi se sono, scusate, sono andato da patronato, mi ha detto attendere la prossima ricarica. Esatto. Vediamo se l'INPS ha sbagliato o no. Se no, no, poi allora, vediamo se va bene. Perché giustamente, siccome ancora stanno valutando se effettivamente considerare questi importi dell'assegno di invalidità o meno, se l'INPS riterrà opportuno riconfermare gli importi che sono stati sempre dati, allora nella ricarica di febbraio ritornerà tutto alla normalità. Ma voi che dite? È probabile. Ma non è che facciamo a scommesse qua, cioè quello che vi voglio dire è come ha ragione la dottoressa Ippolito, è stata chiarissima, cioè stiamo facendo anche noi come studio moltissime, diciamo, diffide all'INPS, perché tutto è partito, c'è una sentenza della Corte Costituzionale del 2020 che l'ha detto chiaramente per quanto riguarda gli assegni di invalidità e l'indennità di accompagnamento, non vanno messi a reddito, non fanno cumulo, punto. Che cosa ha fatto l'INPS? L'INPS che cosa ha fatto? Ha visto che chi aveva l'assegno, quindi ha tenuto fuori l'indennità di accompagnamento, però la prestazione, diciamo, aggiuntiva, cioè non l'indennità di accompagnamento, ma quella di invalidità, sì, l'ha messa a reddito, per cui 12 mesi di questo fanno splafonare, certo, diciamo, quello di chi prende il reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, per cui hanno fatto queste decurtazioni, in alcuni casi hanno proprio tolto, no? E quindi quello che diceva la dottoressa Ippolito, stiamo aspettando, no, che si adegui l'INPS, perché, ripeto, c'è questa sentenza della Corte Costituzionale del 2020 che è intervenuta, ha detto non va cumulo. Perfetto, punto, quindi l'INPS si deve, punto, adeguare. E quindi adesso stiamo attendendo. Se si adegua o meno. Siamo ancora in attesa.
Siamo ancora in attesa, quindi effettivamente l'avvocato ha poi espressamente in termini tecnici descritto la situazione realmente com'è. L'INPS dovrebbe riconoscere questa mancanza e dovrebbe riallinearsi, però ancora non c'è l'ufficialità della cosa, per cui siamo ancora in attesa. Deve pazientare il signore perché ancora non abbiamo una delibera in merito. Quindi le diffide sono partite, sono state fatte, quindi non è solo il caso del nostro telespettatore, ma come diceva l'avvocato, sono davvero tantissime persone che si trovano in questa situazione. Da qui magari sono partite diffide non solo dalla Calabria, ma credo anche a Ma in livello tutta Italia, nazionale. cioè Ecco. naturalmente stiamo parlando di questa differenza che se c'è un componente del nucleo Certo. familiare che ha un assegno di invalidità, è naturalmente anche quello, perché Certo. sappiamo che al nucleo familiare soltanto uno percepisce il reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza intera o a integrazione, ha fatto andare oltre i Certo. limiti di reddito, per cui molte volte hanno messo in decadenza, perché arriva la lettera dall'INPS che c'è la decadenza. E lo dicono per superamento del limite di reddito, che sono queste cose qua. Però è tutto ancora a divenire. Bisogna aspettare i tempi, no? Anche tecnici per quanto riguarda l'INPS, che magari capisco che non corrispondono ai tempi tecnici delle famiglie, sono dei tempi Perché chi ne ha differenti, diritto è praticamente chiaro. sta a digiuno in Certo, questo il periodo che nostro telespettatore attendono. 400 euro sono 400 euro. 400 euro, come no? Quindi chiaramente i tempi della burocrazia, come spesso Uccidono, ecco, certo. accade, non coincidono con i tempi delle persone che hanno necessità di Che in questi. Ecco. Italia le persone sono abituate a mangiare tutti i giorni, in Italia, quindi Quindi diciamo aspettiamo, diciamo al nostro telespettatore di di attendere, attendere, ma l'unica cosa è questa, perché quindi non c'è vedere in questo mese di altro febbraio, come diceva la dottoressa Ippolito, se verranno ricaricate queste somme, vedremo cosa accadrà, perché chiaramente ci sono le associazioni anche dei consumatori che stanno seguendo, come dicevo, anche a livello nazionale questa situazione. Avvocato, rispondiamo al nostro Sì. telespettatore che ha questo conto corrente bloccato, cioè dopo che gli è stato fatto questo pignoramento, la Sì, il banca conto non ha. corrente è bloccato, sicuramente avrete subito un pignoramento presso terzi. Sì. Anche se è stato saldato il debito, che cosa succede? Veramente la procedura dovrebbe essere un po' diversa. Ha fatto bene l'avvocato di controparte a mandare l'ordinanza. Cioè, non l'ordinanza, veramente che avete tutto pagato, ma Pecca alla banca, quindi per sarebbe notificare. più corretto, diciamo, che la controparte, parte creditrice, chi vi ha fatto il pignoramento, si facesse rilasciare dalla cancelleria competente, quindi dal giudice delle esecuzioni in questo modo, che il procedimento è estinto per compiuto pagamento, perché quando alla banca arriva un pignoramento presso terzi, la banca è onerata e deve aspettare soltanto l'ordine del giudice. La banca è obbligata a non disporre delle somme senza ordine del giudice. Quindi ci deve essere il giudice che fa questo provvedimento di estinzione, anche dicendo che non è stata iscritta al ruolo. Però lo deve fare, perché altrimenti si trova la banca con un pignoramento, però non già l'ordine del giudice che può disporre delle somme. Per cui ha fatto Perfetto. bene a mandare in back, però diciamo che questa cosa aggiuntiva. I 30 giorni sono veramente una fesseria, sono veramente una fesseria. È una cosa inventata, diciamo, dalla banca, proprio una cosa inventata, non esiste proprio. Quindi la procedura è quella Assolutamente, che. questa dei 30 giorni è pura invenzione, quindi non vi rispondo perché vi rispondo su una fesseria e quindi Quindi non non. rispondiamo proprio su questo.
Abbiamo un'altra richiesta d'aiuto da parte di una signora che ci scrive di essere andata in due CAF diversi per chiedere se ha diritto all'esenzione del ticket, credo sia per reddito, perché non è specificato, ma sicuramente. Ad un CAF le hanno detto di sì, mentre all'altro no. Ci dice: sono disoccupata, non percepisce alcun reddito o sussidio, è sposata e il marito percepisce 900 euro di pensione. Allora abbiamo quando un CAF, percepisce? 900 euro di pensione il marito, la signora è disoccupata e non ha nessun tipo di sussidio reddito. Quindi un CAF ha detto sì, ha diritto all'esenzione del ticket, un altro CAF ha detto no, non ne ha diritto. Chi dei due CAF ha ragione, ci chiede? Allora, bisogna andare a vedere. Rispondiamo, dopo, rispondiamo alla telefonata, così poi vediamo se questa signora può avere diritto all'esenzione del ticket. Pronto? Senta, buonasera dottoressa. Salve. Io volevo chiedere, in merito al bonus del diabete che avete parlato giovedì scorso. Sì, anche oggi ne stiamo parlando, prego. Però ho acceso adesso la televisione, va quindi benissimo non sono così. Qual è il allora dubbio? Io sono diabetico, sì. Sono riconosciuto, questa patologia mi è stata riconosciuta dall'INPS, sì. Che mi ha dato un verbale di invalidità del 67% dovuto proprio a questa forma al diabete. Di diabete, sì. Poi ho una casa di proprietà, sono monoreddito e una pensione netta annua di 19.000 euro. Ho diritto a questo bonus? Grazie. 67% l'invalidità che deriva proprio dal diabete, quindi diabete, sì. Questa percentuale è del 67%. Ve lo dico subito. Voi avete... No, allora vi spiego subito. Allora... Se l'avete 6-7, quindi dal 33% al 73% ci sono agevolazioni sul pagamento addirittura delle tasse e assistenza di tipo sanitario. Quindi chi ha questa percentuale? Fino al 73%? Dal 33% al 73%, naturalmente quindi azienda sanitaria di competenza. Quindi oltre alle all'esenzione eccetera eccetera si... Spetterebbe anche... L'esenzione ticket, sì. Scatta dal 66% in poi. Okay. Esenzione ticket. Okay. Quindi l'esenzione, quella sanitaria, per il semplice riconoscimento della patologia, si cambia il codice e quindi non c'è nessun problema su questo. Con il 67% non c'è alcun beneficio economico. Quindi non c'è il bonus per assolutamente questo 67%. No. Dal 74 in poi avete diritto all'esenzione ticket, okay. E agevolazioni di assistenza di tipo sanitario. Quindi diciamo quello che ha il signore sicuramente, ditemi. Esenzione ticket, striscette, farmaci. Siccome quindi... io sto facendo domanda di aggravamento, sì. Perché ce l'ho da 15 anni questa sì. Patologia, sì. Pur avendo questo reddito, eventualmente se mi viene riconosciuta questa percentuale del 75-70, ho diritto a questo bonus? Voi avete un reddito di... 19.000 euro. No, assolutamente no, all'anno. Dovete avere un reddito familiare, un reddito ISE, non qui. Superiore a 4.931,36 euro, per cui quindi, sareste cioè comunque fuori. Ah, okay. Stiamo parlando di bonus. Sì, quindi bisogna quindi. Avere un reddito ISE, quindi bisogna fare l'ISE. Con... Sì, 4.000, ma il telespettatore sì. È sicuramente è fuori. Con senza, 19.000 netti, siete, quindi sì. Siete fuori, per cui avete diritto all'esenzione del ticket... E naturalmente di tutta la diagnostica e il protocollo terapeutico per la patologia, però non avete diritto al bonus per reddito, quindi non ci provate nemmeno. Ecco. Quindi perché c'è un ISEE che supera è troppo sicuramente. Alto, sì. Va bene, grazie per aver telefonato. Noi dobbiamo andare in pubblicità, torneremo tra pochissimo.
Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, rispondiamo alla nostra telespettatrice che ci ha scritto sul WhatsApp questo problema dell'esenzione ticket. Sì. Allora, un CAF ha detto sì che può avere l'esenzione, un altro ha detto il no. Reddito. 900 euro il marito percepisce 900 euro di pensione, quindi 900 euro al mese di pensione. Allora, quindi in presenza di coniuge il limite di reddito è di 11.300 euro, per cui dovete stare attenti a verificare annui naturalmente, a verificare questo limite di reddito che aumenta di 500 euro per ogni figlia a carico. Quindi per cui in presenza il singolo sono 8.500 circa, che per l'esenzione del reddito che non deve superare 11.300, diciamo, se c'è il coniuge. Quindi per cui da bisogna, quello che ci scrive, dovrebbe, non dovrebbe superare questa. Non dovrebbe superare, però naturalmente guardatelo. Sì, perché praticamente se ha diritto alla tredicesima vostro marito come pensione, superate questo limite di reddito. Se c'è un figlio a carico, invece viene aggiunta questa somma di 500 euro. Per cui è su base reddituale, per cui questi sono i parametri di reddito. Perfetto, se non superano, rispondiamo alla signora, poi chiaramente non avendo le carte, non possiamo sapere quanto. No, però ecco, in linea generale in linea, va molto in base al reddito, quindi se supera i 1.000, quant'è avvocato? 11.000, scusate. 11.300 circa, ma ci sono le tabelle, per cui diciamo che è matematico, diciamo, non è. Il limite di reddito è quello, quindi se. Volevo ricordare poi che naturalmente vi dico 11.362. Perfetto. E si aumenta di 516 euro per ogni figlia a carico. Naturalmente ricordiamo che l'esenzione ticket, tranne per le pensioni sociali, è personale. Certo. Non si estende al nucleo familiare, questo ricordiamolo. Perfetto. Quindi in base a quello che ci scrive, noi diciamo se non supera questi 11.362 sì, ha diritto all'esenzione. Altrimenti no, quindi bisogna andare a vedere effettivamente, perché 13 mensilità per 900 euro, quindi ce ne andiamo. Bisogna vedere un po' la dichiarazione dei redditi che si fa. A proposito di dichiarazione dei redditi, facciamo intervenire il dottore Scalmazzi, perché ci chiedono. Lo fa quotidianamente il dottore Scalmazzi, insomma, essendo commercialista, ci chiedono, c'è un dubbio. Allora, ho fatto il calcolo mentalmente, con 900 euro superate la soglia. Si supera la soglia. Sì, quindi. Se non siete, diciamo, con figli a carico. Se non avete figli a carico viene superato. Quindi bisogna capire se la signora ha figli a carico. Allora, invece ci scrive quest'altro telespettatore che lo scorso anno ha fatto la dichiarazione dei redditi. Ci dice che lavora, paga un affitto e vive da solo e chiede se questa dichiarazione dei redditi la deve fare ogni anno. Sembra una domanda banale, no? Però bisogna capire perché lo scorso anno ha fatto la dichiarazione dei redditi, se basta solo il CUD, come bisogna comportarsi, dottore Scalmazzi? Allora, il signore ha fatto la dichiarazione dei redditi perché lavora. Lui lavora, paga un affitto e vive da solo. Presumo che fa il dipendente. Certo. Non ci dico, credo di sì, insomma. Allora, sì. Perché comunque per quanto riguarda i lavoratori autonomi c'è un obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ci sono delle soglie di esonero collegato anche al possesso dei beni immobili. Nel caso del signore probabilmente gli avranno fatto presentare la dichiarazione dei redditi perché vivendo da solo avrà potuto fruire di qualche detrazione fiscale per il recupero della tassazione sull'affitto. Quindi il signore ha presentato la dichiarazione dei redditi e ha recuperato qualche soldo al rimborso, cosa che dovrebbe verificare anche quest'anno. Quindi, normalmente che cosa succede? Chi ha un reddito da lavoro dipendente, all'interno del modello Q, della certificazione unica, vengono riepilogati i redditi dell'anno per quanto riguarda l'attività di lavoro dipendente. Se una persona, un contribuente, ha un solo rapporto di lavoro, questo presuppone
che basta la certificazione unica come fonte di certificazione del reddito. Se a questo si uniscono altri redditi, che potrebbero essere rendite, locazioni attive di fabbricati, la persona sarà obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi per versare l'ulteriore imposta che scaturisce dalla sommatoria di questi redditi. Diversamente la persona non viene obbligata a fare la dichiarazione. Perfetto, insomma è stato chiarissimo. Tra poco parleremo con lei, anche con la dottoressa Ippolito, di questo bando Attiva Calabria, l'avevamo anticipato, dottore Scalmazzi, finalmente ci siamo. Quindi fra pochissimo ne parleremo, perché abbiamo un'altra richiesta, sempre per quanto riguarda l'esenzione del ticket. Ci scrive questa telespettatrice: sono disoccupata, non percepisco reddito di cittadinanza o altro, vive con la madre che percepisce la reversibilità e fiscalmente non è a suo carico. Risponderemo tra poco, ma prima la telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Marano Malpicato. Benvenuto intanto, prego. Essendo quello che ho detto Rosighiero, riallacciandomi a quello che ho detto prima, un attimo che basso, se no sento, mi torno in cuffia. Allora, alla chiamata di prima, per quanto riguarda il ticket, io percepisco 690 euro al mese, però mia moglie è diciamo, non lavora, non ho figli a carico, volevo sapere se gli spetta. È inoccupata lei? È inoccupata. Voi avete 286 e pensione assegno di? E che pensione? No, io ho la pensione di vecchiaia. 680, giusto? 690, sì. 600, vabbè, diciamo meno di 700. Ah, 690, euro. Siete pelo pelo per... Sì. Però è inoccupata, questo volevo sapere. Lei è inoccupata. Ma quanti anni ha? Cioè, io 70 e mia moglie è 60. 60 sua moglie. 60 o 7? Sì, 60. 60 anni, ovviamente ancora non è giovane, perché se non ha versato contributi praticamente se ne va in pensione da... Forse vuole sapere del ticket il signore, ho capito male. Ma con le 03 e io... Non ho capito. Con le 03 dice che disoccupati o inoccupati. Sì. No, io credevo voleva sapere del ticket, se ha diritto all'esenzione. Del ticket sanitario. Del sì, ticket sanitario, 03, quindi voleva sapere se ha diritto all'esenzione del ticket sanitario. L'esenzione dal ticket sanitario, voi avete il reddito, quindi voi siete esentato dal pagamento del ticket. Anche perché sono 65 anni, va bene. Oh, vostra moglie che non ha assolutamente reddito e paradossalmente è ancora utilmente collocabile al lavoro e praticamente non ne usufruisce perché si giova del reddito del nucleo familiare. Per cui questo è, vi stavo dicendo, che se esce fuori, e mi pare che con la vostra, quello che percepite no, sono praticamente 4.931,36, in modo che si può accedere alle esenzioni anche se non si ha nulla. Okay. Però questo è, lì non ci andate per reddito, purtroppo è così, Quindi anche la signora che ci ha scritto, disoccupata, non percepisce reddito di cittadinanza, vive con la madre che percepisce la reversibilità ma non è fiscalmente a carico. Che non è fiscalmente a carico non c'entra niente, non deve essere non deve essere nel nucleo familiare, che non è fiscalmente a carico, poi non capisco con una pensionata che cosa deve essere fiscalmente a carico. E vi stavo dicendo, bisogna andare a vedere prima... Quindi se vostra madre siete nel nucleo familiare, altrimenti fate reddito, e quant'è questa reversibilità che prende? Perché purtroppo c'è questo, perché consiglierei alla signora, che è giovane sicuramente, che vive con la madre, non abbiamo date, ma si può presumere, perché non, se prende molto poco di pensione, può chiedere il reddito di cittadinanza, perché anche se percepisce molto poco, non so che tipo di reversibilità,
oppure chiederei il reddito di cittadinanza, però diciamo che bisogna avere qualche altra informazione. Poi mi faccio aiutare dal dottore Scalmazzi perché per dirimere questa cosa, cioè non essere fiscalmente a carico con la essere nel nucleo familiare non sono esattamente la stessa cosa. Dottore Scalmazzi, chiariamo anche... Non la stessa cosa. Prego. Sì. Essere considerato fiscalmente a carico significa non superare, a secondo dell'età, dei limiti reddituali annuali. Generalmente se il coniuge è considerato a carico se non supera i 2840,11 euro di reddito annuale. Quindi in questo caso il coniuge può essere nello stesso stato, può essere residente e convivente con l'altro coniuge, sono nello stesso stato di famiglia, ma se il coniuge ha un reddito superiore a questo limite non è considerato fiscalmente a carico. Perfetto. Perfetto, questa è la figlia, per cui va bene. Benissimo. La figlia è considerata a carico anche se con residenza diversa è al di fuori del nucleo familiare, può essere portata a carico sempre fino a quando non si diventa, diciamo, se contrae matrimonio, ma però fino a quando il figlio rimane celibe o nubile, può essere portato sempre a carico dei genitori anche se con gli stessi non residente e non convivente. Bene. Quindi bisogna vedere che cosa. Non è fiscalmente a carico. Ci dice che non è fiscalmente. Non è fiscalmente a carico. Quindi bisogna chiarire un po'. Sì, bisogna chiarire perché se non è fiscalmente a carico significa che è supera i redditi. O che è, diciamo, staccata a un mononucleo e da sola, e praticamente può accedere sola, ad altre. Sì. Sì, dottore Scalmazzi. Allora, anche se vivo da solo e non ho redditi che superano le soglie previste dalla legge, comunque posso essere considerato familiare a carico. Sì, sì, okay. Sì. Lei, appunto, questo appunto che non è fiscalmente a carico, se ce lo chiarisse, perché può significare diverse cose per quanto riguarda la telespettatrice. Allora, può scriverci... A carico, caro avvocato, vuol dire che la figlia deve avere redditi superiori alle cifre che abbiamo indicato. Oh, e quindi se non supera i 2.800 euro, se non sbaglio, sì. Non so, potrebbe accedere al reddito di cittadinanza senz'altro. Però perché chiaramente... sotto soglia 6.000, eccetera, eccetera. Però diciamo certo. Un po' più di specificazione. Ecco, può chiamare in diretta oppure anche scriverci certo, sul certo, nostro certo. WhatsApp. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Buonasera, sono Marco da Rodiano. Benvenuto intanto. Non sono ancora morto. Come? Non sono ancora morto. Ci fa piacere questo. Lei è sempre bellissimo con la giacca, poi non ne parliamo. Non ne parliamo. Grazie. E non ne parliamo, sì, e quindi vi fa rimanere in vita, ditemi. Volevo fare una domanda, anche se non la chiamo, io la vedo sempre. Ci fa piacere perché ci sono affezionati i telespettatori. Ci fa davvero piacere. Ma perché c'è la dottoressa? Grazie, mi fa sentire l'imbarazzo. L'imbarazzo, vediamo, ecco. Grazie comunque, faccio la domanda all'avvocato. Avvocato, queste firme per salire questa pensione sociale, le state raccogliendo? Perché le firme? Allora, abbiamo anche in questo caso un po' la burocrazia, perché praticamente... l'autorizzazione, cioè la parte amministrativa relativa alla petizione per portare all'attuale Camera, quindi Parlamento nostro italiano Camera, la proposta di legge di il minimo pensionistico non può essere inferiore a 1.000 euro, sia se si tratta di mancanza di contributi, pochi contributi o assenza di contributi e le pensioni minime sociali, eccetera, eccetera. Praticamente è solamente l'iter amministrativo che nel giro di qualche giorno, anche perché stiamo implementando il sistema per raccogliere le adesioni anche tramite internet.
Perché naturalmente noi siamo, facciamo volontariato, per cui capite bene che andare a raccogliere le firme... Quindi il signor Marco vorrebbe aderire, per quanto ho capito. Ci fa molto piacere, ci fa molto piacere, perché sono battaglie sociali qui, e di equità. Ma vengo a firmare? Cosa? Vengo a firmare? No, vi sto dicendo che è a giorni, ne daremo comunque, speriamo, a giorni ampia pubblicità, in modo che poi possiamo anche dire come si raccoglieranno queste firme. Va bene, lei comunque... Un'altra domanda. Per sì, prego. Ma se mi danno il pitto casa, fa cumulo con la pensione? Sociale. No, no, quello è un contributo, quello è un contributo a fondo perduto, per cui non, è, un non è un reddito, non, è, non fa reddito, è un contributo a fondo perduto che viene dato per le, aiutare le persone che hanno, diciamo, e rientrano nella graduatoria, eccetera, eccetera, con la piccolissima percentuale che negli anni è una fiammella che si sta spegnendo, benché c'è la legge. Ho capito. Lei è sempre gentile, grazie. Grazie. È sempre gentile. E anche la dottoressa. A presto. Grazie, grazie, grazie. Continui a seguirci, poi chiaramente per quanto riguarda la raccolta delle firme ne daremo chiaramente... notizia sempre. Intanto io ringrazio il signor Marco e i nostri telespettatori che davvero ci sono affezionati e che ci seguono da tanti anni, e questo ci fa davvero piacere. Allora parliamo un po' del bando Attiva Calabria, perché si parla, per quanto ho capito, adesso ce lo spiegheranno i nostri consulenti, non so se il dottore Scalmazzi oppure la dottoressa Ippolito, si parla di questo aiuto per i disoccupati che sono un po' più avanti con l'età, è così? Chi interviene? La dottoressa Ippolito? Esatto. Eccola. Sì, prego. Esatto, finalmente dopo quasi un anno di attesa ormai è partito a pieno regime questo bando Attiva Calabria. Diciamo che bisogna avere, come in tutti i bandi, dei requisiti ben stabiliti, essere quindi cittadino italiano o comunitario oppure non comunitario, ma avere regolare permesso di soggiorno. Specifico questa cosa perché ormai in Italia ci sono tantissimi stranieri che giustamente, se regolari, possono tranquillamente aderire anche loro al bando. Poi bisogna essere disoccupati e bisogna essere con un'età superiore ai 35 anni di età, e bisogna essere in possesso del patto di servizio rilasciato dal centro per l'impiego. Una cosa fondamentale che mi va di sottolineare è che non bisogna essere percettori di reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza è già una politica attiva del lavoro, per cui non chi percepisce il reddito di cittadinanza e continua a percepirlo è fuori dal bando Attiva Calabria. Come funziona questo bando? Praticamente tutti coloro che hanno questi requisiti che dicevo poc'anzi possono candidarsi ed essere inquadrati per l'inserimento o il reinserimento nell'ambito lavorativo in base al proprio curriculum e naturalmente alle proprie mansioni, alla tipologia di studio che hanno sempre conseguito. Quindi c'è naturalmente da andare al centro per l'impiego, fare il patto di servizio, dopodiché ci sono in tutta la regione della Calabria questi enti di formazione che seguiranno i soggetti nell'inserimento e nell'inquadramento con le varie aziende, quindi domanda e offerta di lavoro. Quindi che cosa daranno? Percepiranno questi disoccupati 750 euro al mese lordi per 6 mesi e verranno inquadrati in un'azienda, faranno questo percorso, diciamo, formativo da tirocinanti. Se nei 6 mesi del percorso inseriranno bene nell'ambito aziendale, poi l'azienda valuterà se inserirli e poi a pieno regime nel proprio organico. Queste, diciamo, sono le caratteristiche principali che in questa fase bisogna sapere.
Perfetto, quindi questa ci sembra una buona notizia, perché dice la dottoressa Ippolito, ottima, perché si aiuta, no? La persona che è disoccupata, che magari, la dottoressa diceva 35 anni di età superiore, no? Per me 35 anni sono giovani, però per il mondo del lavoro purtroppo si incontrano molte difficoltà, per non parlare di chi ha già superato gli ANTA, e quindi ancora più difficile. Quindi questa è una finestra, una chance per aiutare queste persone ad inserirsi nel mondo del lavoro, e si spera appunto che nel corso di questo tirocinio possano essere poi assorbiti dalle aziende, possono essere inseriti nelle aziende. Quindi ne torneremo a parlare, dottoressa Ippolito, perché sicuramente ci saranno tante persone interessate a questi bandi. Assolutamente sì, si pensa che saranno veramente in tanti a voler aderire al bando, e in più daremo poi prossimamente i vari risvolti che ci saranno, le news in merito al bando, le varie cose che bisogna poi seguire passo passo. Comunque in questa prima fase, diciamo, aver detto i requisiti, aver detto quello che si deve avere in possesso, bisogna che uno ha in possesso, e sono le cose principali per poter poi fare l'adesione vera e propria. Poi ci sono gli enti di formazione, che come dicevo prima, in tutta la Calabria ci sono questi enti di formazione che seguiranno il soggetto passo passo fino all'inquadramento aziendale, e noi seguiremo questo bando anche passo passo. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, torneremo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a rispondere anche alle altre richieste che ci arrivano sul nostro WhatsApp. Una domanda per l'avvocato Rodighiero, ci scrive questo nostro telespettatore e ci chiede: vuole sapere perché dopo la moglie, maestra d'infanzia, è andata in pensione 3 anni e mezzo fa, tra parentesi passata di ruolo, ultimi 3 anni dopo 11 non di ruolo. Ci dice: dopo 3 anni e mezzo non riusciamo ad avere il TFR. Allora, già il fatto che una persona passi di ruolo a 3 anni dalla pensione ci dice davvero la situazione drammatica, no? Perché dopo tanti, cioè, ci sono questi, gli insegnanti, i maestri, molta precarizzazione. Ecco. Infatti finalmente si riesce ad avere la stabilizzazione, passare di ruolo a 3 anni dalla pensione. Si va in pensione e non si ha il TFR dopo 3 anni e mezzo. È perché c'è qualcosa che bisogna un poco vedere le carte, perché tutti i trattamenti di fine servizio sotto i 50.000 euro vengono pagati in unica soluzione, e diciamo che gli enti pubblici, in questo caso, più che hanno le tempistiche maggiori, si arriva a 24 mesi. Cioè, veramente una cosa rarissima. Quindi cosa bisogna fare per ottenere questo trattamento? Però bisogna diffidare, sì, perché bisogna innanzitutto con il contratto di lavoro, no? E quindi praticamente andare, perché il Ministero del Tesoro che paga loro, quindi se ha fatti i conteggi e ha trasferito all'INPS, e poi l'INPS materialmente eroga, però il trattamento di fine servizio sono soldi che ha accantonato il datore di lavoro, per cui bisogna agire, insomma. Bisogna agire, sì, con la diffida, perché poi i conteggi sono, è il datore di lavoro che trasmette praticamente questo tipo di conteggi. Non so se la dottoressa Ippolito, che abbiamo Scalmazzi, anche una domanda per la dottoressa Ippolito che riguarda il bando, sì, Attiva Calabria. Sì, dottoressa Ippolito, rispondiamo a questo TFR che non arriva dopo 3 anni e mezzo intanto. Dopo 3 anni e mezzo mi sembra veramente molto molto strano che non arriva, perché il tetto massimo sono mediamente da 24 mesi, barra 27, ma 36 mi sembra veramente tanto. Bisogna assolutamente intervenire. Siamo sicuri che sono 36 mesi, che non è un po' di meno, perché entro i 24 mesi ci sta. Purtroppo la tempistica è questa ormai per l'erogazione del TFR, ma i 36 siamo fuori veramente di tanto. Ci dice: andate in pensione 3 anni e mezzo fa e non riesce ad avere il TFR. Quindi è un pubblico da pubblico impiego il signore? Sì, maestra d'infanzia. Sì, sì.
Bisognerebbe fare delle verifiche, quindi dovrebbe comunque in prima fase anche volendo rivolgersi ad un patronato, perché comunque tramite patronato si possono vedere molte cose e poi nel caso vedere come bisogna intervenire. Tre anni e mezzo sono troppi, non ci sta. Allora, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Sì, salve, da dove ci chiama? Io chiamo da Crotone. Da Crotone? Sì. Benvenuta intanto, prego. Ben trovati a voi. Prego. Dunque, signora, io parlo per una vicenda di mia amica, la quale lavora... Allora, chiedo scusa perché abbiamo difficoltà a sentirla, quindi non so se è un problema sulla linea oppure... O abbassa il telefono, il volume della televisione oppure... Allora, intanto ho capito che ci chiama da Crotone, la ringrazio e saluto Crotone, quindi poi non ho capito il problema. In una zona più libera come il telefono, sì. Allora, sì, allora, ci dica. Però la sento male io, comunque proverò a spiegarla. Allora, questa mia amica lavora... ed è stata denunciata nel corso degli anni, lavora da 23 anni, ed è stata denunciata non per tutto l'anno ma per mesi, per periodi, e si è trovata poi a poter usufruire della disoccupazione che attualmente prende. Si è accorta in questo ultimo periodo della disoccupazione che le viene decurtata e quindi si è recata all'INPS, ovviamente di Crotone, dove le hanno detto, guardi, risulta un debito per contributi non pagati relativi al 2008. E quindi dici, ti vengono decurtati questi soldi. Ovviamente lei ne ha bisogno, quindi dici, com'è possibile questo se io ho tutte le buste paga firmati, tutti i contratti di lavoro per quel periodo? Quindi dal 2008. Non gli sanno rispondere. Ma si è rivolto è la... ad un patronato, idem con patate fritte. Ma quindi, questa vostra amica... gentilmente ci potete dargli attraverso di me o attraverso la televisione dei consigli. Sì, ma sì. Praticamente questa vostra amica è la dipendente. Sì, 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 sì. I contributi li deve versare il datore di lavoro, quindi non è che vanno a recupero dei contributi dalla dipendente. Questo mi sembra... Infatti, cioè poi il 2008, sì, ma molto indietro, insomma. Ma diciamo che non si prescrive durante il rapporto di lavoro, diciamo. Quindi... i crediti previdenziali si prescrivono dopo 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'INPS sicuramente non richiede alla dipendente il mancato versamento dei contributi che incombe al datore di lavoro. Quindi molto probabilmente, non lo so... Come recuperare, avvocato, perché il datore di lavoro che deve versare, è tenuto a versare poi chiaramente questi contributi, anche se risalgono al 2008, la signora ancora lavora presso questa... Sì, sì, ma in corso di lavoro, in corso di rapporto di lavoro non c'è prescrizione. Quindi l'INPS deve richiedere... Sì, ma il problema, se questo è il problema, che non si trova versati dei contributi del 2008... deve adesso, prima, richiederlo al datore di lavoro se li ha versati, perché ci può essere anche, come spesso accade, che l'ente previdenziale, che benché siano stati versati, non vengono contabilizzati. Ma diamo per buono che non li ha versati il datore di lavoro e naturalmente lì parte una diffida accertativa da parte dell'INPS con tutte le conseguenze, per cui può agire tramite patronato, tramite un avvocato, eccetera, eccetera. Si vanno a recuperare, questa è molto semplice come situazione, però prima queste verifiche vanno fatte e naturalmente se mancano contributi vanno prima chiesti al datore di lavoro se li ha versati e non sono stati contabilizzati, quindi con le ricevute di pagamento, di versamento. Quindi però ripeto, la contribuzione al lavoro dipendente è onere del datore di lavoro, giammai l'INPS richiede... Certo, al dipendente i contributi. Non vorrei che ci troviamo nella situazione che ha ricevuto delle prestazioni previdenziali
diciamo, questa vostra amica, e l'INPS si è accorta che praticamente ha versato di più di quanto la contribuzione avrebbe consentito, e quindi va a recupero su chi ne ha beneficiato. Però anche in questo caso però bisogna andare, ecco, a capire bene di che cosa stiamo parlando, perché quando l'INPS richiede al dipendente perché ha dato una prestazione in più, quindi non perché mancano contributi, se mancano i contributi è colpa del datore di lavoro. Se poi l'INPS, basandosi sul rapporto, su quanto dichiarato, eccetera, eccetera, ha erogato in base all'anzianità, quindi in base ai contributi, si è accorta che manca un anno di contribuzione, allora va a recupero. Però quella quindi è un'altra cosa. È un'altra cosa, quindi bisognerebbe capire bene. Certo, bisognerebbe vedere bene che fattispecie è. Allora, c'è una domanda che riguarda il bando Attiva Calabria. Ci chiedono 54 Forse anni. Forse telefonata. Abbiamo ancora una telefonata? Pronto? Pronto? No, allora rispondiamo al bando Attiva Calabria. 54 anni disoccupata, si può accedere a questo bando 54 anni, dottoressa? Assolutamente sì, bisogna aver maturato il 35esimo anno di età. Perfetto. 54 anni la signora può aderire. Perfetto, quindi per questo dicevamo che è un bando proprio che guarda a chi magari ha più difficoltà da un punto di vista anagrafico purtroppo ad accedere nel mondo del lavoro. Quindi 54 anni sì, si può accedere a questo bando Attiva Calabria. Io volevo tornare a parlare, non ne parliamo da un po', del bonus 110. Sì. Se ne è parlato a livello nazionale perché ci sono state un po' di cose che non sono andate per il verso giusto. Ne parliamo tra poco del bonus 110 perché abbiamo la telefonata. Pronto? Buonasera, chiamo da Rende. Benvenuta intanto. Prego, prego. Volevo fare una domanda per quanto riguardava il bando Attiva Calabria. Sì. Avendo, diciamo, i requisiti, quindi oltre i 35 anni, ma essendo anche iscritta al centro impiego, bisogna inviare poi nuovamente una domanda a chi? A quale ente? Cioè, come avviene la selezione? Dottoressa Ippolito. Del lavoratore. Cioè, ci sono delle aziende che aderiscono al progetto, ma il lavoratore che è in stato di disoccupazione, che cosa deve aspettare che lo chiama il centro per l'impiego, o deve fare una domanda? Allora, il lavoratore deve andare, diciamo il disoccupato che ha questi requisiti, deve andare al centro per l'impiego e siglare il patto di servizio con il profiling della persona. Il profiling sarebbe praticamente in base alle mansioni e alla tipologia, diciamo, di svantaggio legato alla persona che sta in quel caso facendo il reclutamento. Una volta aver fatto questo patto di servizio e questo profiling al centro per l'impiego, dopodiché ci sono, come dicevo prima, degli enti di formazione in tutta la regione della Calabria, dove lei si può rivolgere, anche magari se fa riferimento a dei CAF, dei patronati, le possono indicare nella sua zona chi si occupa di fare questa sorta di reclutamento e poi questo incrocio tra domanda e offerta di lavoro, perché in quel caso lei offre la disponibilità, fa l'adesione in base ai suoi dati anagrafici, in base alla tipologia di studi, in base alle proprie esperienze lavorative, dopodiché bisogna che l'ente si occupa di incrociare in base alle proprie mansioni la sua offerta in base a quello che propone il mercato del lavoro, e l'ente di formazione fa proprio questo lavoro, va ad incrociare la sua
le sue mansioni in base a quello che offre il mercato. Le ripeto, tramite patronati e tramite CAF, sul territorio ci sono proprio anche il centro per l'impiego stesso, può fornire queste tipologie di informazioni. Ci sono degli enti preposti a seguire il disoccupato dalla profilatura fino poi alla ricerca dell'azienda stessa, all'inquadramento dell'azienda stessa. Non so se sono stata chiara. Sì, sì, no, perché il patto di servizio ce l'avevo già, quindi volevo capire quanto tempo è passato da quando lei ha questo patto di servizio e se nel frattempo ha fatto qualcos'altro, perché potrebbe essere richiesto anche un aggiornamento. Quindi al centro per l'impiego io consiglierei comunque di andarci, sempre previo appuntamento, vista la situazione sempre con il Covid in atto, quindi sempre previo appuntamento fare questa... oppure il lavoro del centro per l'impiego lo potrebbero fare questi enti o queste associazioni sul territorio che si occuperanno poi anche di farle fare l'aggiornamento del patto di servizio, ok? Va bene. Grazie, buonasera. Grazie a lei per aver chiamato. Allora, abbiamo altre richieste per quanto riguarda il bando Attiva Calabria, significa che insomma c'è voglia di rimettersi nel circuito lavorativo. Il caso di una persona che lavora in un'azienda ma con una partita IVA, ma non è assunto e neanche ha il contratto di collaborazione. In questo caso si può accedere a questo bando? Se ha partita IVA non è disoccupato. Il soggetto, mi pare di aver capito, che è titolare di partita IVA, giusto? Però non è assunto, non ha un contratto di collaborazione... Se ha una partita IVA, anche una ditta individuale, non è comunque da considerarsi disoccupato, non può accedere al bando. Poi parliamo di disoccupati, chi è titolare di partita IVA, anche se è reddito zero, ma non è da considerare disoccupato. Bisogna poi andare a fare tutto, ma no, in questo caso no. Quindi chi ha partita IVA e ha queste forme di collaborazione con aziende in questo modo, quindi non può accedere a questo bando Attiva Calabria. Comunque torneremo a parlarne del bando, perché anche già da oggi, dottoressa, arrivano diverse richieste, insomma, di chiarimenti, insomma, persone che davvero vogliono partecipare, che hanno voglia di lavorare, quello che dicevamo, no? Che insomma ci sono tante persone che hanno voglia, bisogno e voglia di lavorare. Sicuramente... Ecco, per fortuna che incominciano a essere emanate queste misure, finanziate queste misure, per chi vuole andare a lavorare. Certo, intanto parliamo del 110, non so se abbiamo ancora tempo. Dicevamo che a livello nazionale ci sono state delle inchieste che insomma hanno scovato i cosiddetti furbetti che hanno usufruito di questa misura, che comunque è un'ottima misura sia per quanto riguarda gli incentivi del mercato, le aziende dell'edilizia che stanno avendo una boccata d'ossigeno. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Ne parliamo Pronto, tra poco. Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Io da Celico chiamo. Benvenuta intanto, prego. Grazie. Volevo fare una domanda così con le mie ignoranze. Questa cosa di Calabria è solo per i lavoratori, per le casalinghe non c'è niente. No, Attiva Calabria no, per... Attiva Calabria. Questa dell'Attiva Calabria. Lei quanti anni ha, signora? Io ce n'ho 68. No, quindi dovrebbe 68 anni, no, perché dovrebbe usufruire almeno di una pensione, lei non ha niente. No, io no, non ho niente. Allora, dottoressa Ippolito. Dottoressa Ippolito, niente. Allora, però 68 anni, si presume che la signora sia comunque pensionata, no? No, niente. Non ha contributi, per cui non ha contributi. No, non ho contributi. Comunque, io ho lavorato a nero perché ho avuto la famiglia, ho guardato anziane, donne e ci ho fatto di tutto. I tassi ce l'hanno pagati, tutte cose, adesso che è brutto così di non avere niente, anche poco almeno io mi accontentavo, però certo. Niente. Signora, le posso chiedere se lei è sposata, cioè il reddito di suo marito? Sì, io sono sposata.
mio marito è pensionato. Quindi probabilmente perché fa il cumulo, ecco, con la pensione di suo marito, e quindi per questo non le viene riconosciuta. Sì, però siamo due persone, di sì. più vogliamo medicine, cose, non è che... Dipende quanto prende vostro marito, se ce lo può dire. Non lo so se prende mille a passare, 1100, di meno. Non, purtroppo siete fuori come sì. reddito, e anche quando la pensione sociale non ve la corrisponderanno mai questo. Con mai. Questo reddito. Perché... È brutto, vero che però. 1000 euro due persone si pagano a bolletta, che adesso cioè stanno arrivando bollette della luce anche di 400 euro, avvocato, no? A sì. pensionati. Assolutamente sono le iniquità dello Stato italiano, sì. come diciamo sempre. È vero che per lo Stato magari sono tanti scusate, soldi. Sì. Il governo però dovesse pensare pure a noi, perché... Certo. I soldi sono pochi, cose dobbiamo pagare, medicine, tutto il resto. Per le casalinghe non fanno niente. Il problema è questo, signora, avete ragione, perché purtroppo sono decenni, chi ci governa non sa assolutamente che cosa significa due persone vivere anziane, che sono soggetti fragili di per sé, con 1100 euro al mese. Loro 1100 euro se li fumano in una serata, per cui figuratevi se possono sì. capire certo, no, queste milioni di persone, perché tutti coloro che sono sì, in età di pensione, quindi sono più fragili, e naturalmente ecco, queste sì, sono veramente è la miseria dell'Italia. Quindi certo, vediamo. Pensiamo a una pensione di 1000 euro. Non si se uno deve togliere i farmaci, i farmaci, le bollette che ci sono da pagare, praticamente sono costretti o a non riscaldarsi o a soffrire d'estate, d'inverno. Sono tutte le problematiche dove praticamente il reddito è veramente troppo basso. Certo. Purtroppo non si può accedere con questa miseria, quindi, diciamo. Beh, chiaro, però purtroppo misure per la signora per avere una pensione sociale così non ce ne sono. Purtroppo non ce ne sono, perché non può accedere per reddito purtroppo non può accedere, e queste sono distorsioni certo. previdenziali veramente. Signora, ci dispiace davvero. Tanta solidarietà, veramente speriamo che cambiano le cose, speriamo. Veramente, come dice l'avvocato, speriamo. Io vi ringrazio. Signora, noi le mandiamo un abbraccio. Vi ammiro per la trasmissione, a voi, a tutti. Grazie, noi le mandiamo davvero un grosso abbraccio, capiamo benissimo, purtroppo cioè le leggi sono queste, cioè bisognerebbe... Sbagliate, leggi sbagliate che bisognerebbe mettere mano allo Stato sociale, sono veramente, è una vergogna, lo diciamo sempre, non abbiamo assolutamente nessuna paura, nessuna cosa, è una vergogna quello che stanno perpetrando ai danni dei cittadini italiani. Certo. Dei stiamo parlando il cumulo, pensioni, vitalizi e quant'altro, ruberie. Sì, perfettamente. Poi dice la signora, lei è casalinga, magari ha lavorato, no? Ma io ho lavorato piccola quando ero con una famiglia che eravamo 12 persone, 10 figli, certo. piccola e sì, sempre ho lavorato, poi sono sposata pure piccola, ho quattro figli, ho lavorato. Certo, lei ha lavorato come anche noi mio in casa. Marito, perché non ce la faceva. Certo. Quando, sì, quando no. Però lei ha lavorato in casa, perfettamente ragione, perché sì, si io dice... ho lavorato pure, che ho guardato. Sì, abbiamo capito. Anziani sì. donne. Abbiamo capito perfettamente. Però senza contributi, senza niente. Certo. Signora, solo tanta solidarietà. Per quanto riguarda invece le casalinghe, no, che hanno un'età inferiore di quella pensionabile, ci sono delle assicurazioni, avvocato, per le... Ma coprono le assicurazioni di quelle di cui stiamo parlando? Sono assicurazioni che coprono gli infortuni sì, sono gli infortuni, se una casalinga si fa male dentro casa. Bisognerebbe fare la proposta delle pensioni alle casalinghe, perché in effetti sì, perché le donne che lavorano è un lavoro massacrante, ma qua rientra proprio in quello che dicevo, perché l'economia familiare, ecco, viene spesso dimenticato, diciamo, il lavoro che svolgono
premiale il lavoro che svolgono le casalinghe. Niente, non riusciamo a parlare del 110. Del 110, ne parleremo la prossima settimana. Sì, prossima settimana. Intanto ringrazio la dottoressa Mariella Ippolito. Eccola, dottoressa. Salve, buon pomeriggio a tutti, buona continuazione. Grazie a lei, poi prossima settimana continueremo a parlare del bando Attiva Calabria, anche insieme al dottor Cristian Scalmazzi, che saluto. Grazie dottore Scalmazzi. Buonasera a tutti. Avvocato, noi ci vedremo come sempre prossima settimana, grazie al nostro Luca Achito in regia e ai nostri telespettatori. Allora ci vediamo prossima settimana.